altre due invece aveva portato a casa la vittoria la squadra ospite di quest'oggi, maglia arancione. Si parte subito con la palla 2, poi scarico per Stella, Stella virata, tiro a rimbalzo, arriva prima di tutti Morris e allora Stella mette due punti, palla per Seye che riceve fuori dall'arco dei tre punti, la posizione centrale, palla Tridondani, palla in gioco, tiro canestro. Stella gioca al posto contro Seye che tiene bene, pallone fuori per il tiro da tre di Morris, realizza Morris. Più due vado, Buscic a gestirla, palla per Giannone, stoppata pazzesca di Morris, pallone fuori per D'Arrigo, capitano ragiona sul da farsi, mette giù, poi palla per Stella che tira da tre, carico, attacca vado con Bertolotti che prova l'uno contro uno, Andrea Bertolotti, Stiffi, Stella, attenzione a Corrado che si piazza per il tiro da tre, lo realizza. La difesa a zona di Chieri attaccata piuttosto bene dalla palla che ha trovato, alla fine libera Stankovic con la tripla, pallone per Stella, Stella un po' di mismatch con Migone, lo sfrutta e realizza. Buona Stella, ottimo primo quarto per lui, poi Migone dentro, da spazio Pellegrino, palleggio, tiro ad una mano, canestro di Pellegrino, grande tocco, qua si addormenta la difesa di Vado, non arriva l'aiuto e Alex D'Arrigo ha una prateria per andare ad appoggiare due punti, poi Corrado si fa tutta la faccia sinistra del campo, tira da tre, Corrado, seconda tripla dalla sua mattonella, D'Arrigo, D'Arrigo, palleggio e scarico sotto per Rua, bravo a proteggersi, a realizzare il canestro, a subire un fallo di Pellegrino, non si può concedere la tripla al capitano di Chieri con tutto quello spazio, ma alla fine sbaglia e Stankovic non sbaglia, lui invece realizza il canestro del meno 3, Corrado, Origlia e poi Corrado, spara da tre punti il numero 7 e ne mette un'altra, terza tripla di Corrado, non gli si può lasciare mezzo metro, Migone scarsi, ci sarebbe Seye sotto che riceve, prova a giocarsela in posto Seye, bello il semi gancio con cui realizza due punti, Tridondani fuori per Buscicchio, tira anche lui da tre, realizza Buscicchio. La cabina di regia per la squadra di Chieri, pallone dentro per Origlia, molto bello da parte di Morris e arriva al canestro di Origlia con la Stella, vado, attacca con Seye, Seye un palleggio, si avvicina al ferro, gran canestro, chiude il palleggio, trova Buscicchio, non ha costruito niente vado in questa prima azione del terzo quarto e allora Pellegrino risolve i problemi con la tripla, arriva Stella e Giannone gliela strappa andando in transizione completamente solo, Alessandro Giannone appoggia due punti con Quagliotto, Quagliotto va fin sotto al ferro, tiro e canestro e la tira giù Quagliotto, passaggio per Corrado, tiro da tre e quando lo sbaglia Corrado, quarta tripla per lui, non è sicuramente calato il possesso di palla ora, Corrado supera Giannone, si arresta per il tiro da tre punti e manda dentro anche questa. Quagliotto, palla per Origlia, Corrado, attenzione, Corrado prende separazione, poi palla fuori per Morris, prova da tre, Morris, canestro, il numero 27, Tridondani con il ribaltamento verso Migone, attacca bene la zona qui Vado, finalmente con il canestro di Luca Migone in penetrazione, esce Origlia, consegnato per Corrado, Corrado dopo due con Origlia, grande palla di Corrado, canestro di Origlia non scontato con la difesa in recupero, per Vado entrato Buscicchio mentre a spazio Stiffi, tira da tre, realizza Marco Stiffi, ci unica tra Vado e Chieri, Vado col pallone sotto a Tridondani, arresto e tiro, canestro alzando la parabola, Daniele Tridondani, ma sbaglia al secondo, arriva Migone a dare una mano a rimbalzo e poi Vado commette un po' un pasticcio, commette totalmente un pasticcio, non un po', perché
fa rubare il rimbalzo, realizza Schiffi che avrà anche Leonetta con libero supplementare. Direi massimo vantaggio Pieri, mi sembra che più 8 sia il massimo raggiunto. E qua Seyer riceve, pensa un po' a cosa fare e poi realizza sotto per Fantino. Fantino può giocarsela contro Stella, lo fa saltare e la mette Filippo Fantino, che interviene bene sul palleggio di Steffi. Tira da tre Gabriele Scarsi sul ferro e Fantino è da solo completamente e può segnare in capini. Scarsi, vado, ha costruito poco e niente, bello il pallone di Gabriele Scarsi per Bertolotti, che mette il canestro da sotto. E andrà anche Lunetta con un tiro libero supplementare. 57 Pieri, 56 Vado. Attenzione alla tripla! A segno Corrado. Spegne gli entusiasmi. La palla che ne trovato. Va in cielo Migone e serve Fantino, che può insinuarsi nella difesa. Fantino. Morbidissimo. Il canestro almeno 4. Corrado aspetta il blocco, ha 4 secondi per chiudere l'azione Chieri e c'è D'Arrigo col palleggiare questo tiro che va a realizzare il capitano, diciamo che ha portato a casa la partita con 6 punti nel finale. Tabellone però, e scade il tempo, finisce la quarta giornata di Serie C unica tra Vado e Chieri con la vittoria di Chieri per 66-60.